Sarebbe non lineare, come esattamente i più grandi di forza sono i problemi. Ciao, sono Silvia, sono una head coach founder del Leader Growth Emeriti e ti do il benvenuto sul mio canale. Se è la prima volta che sei qui, su questo canale parlo di ricerca lavoro, di scrittura, di curriculum efficace, preparazione, alcolago di selezione, personal branding per attrarre lavoro. Se questi contenuti ti interessano e non vuoi perderti i prossimi, ti invito a iscriverti al canale e attivare le notifiche per essere sempre aggiornato sui prossimi contenuti inediti. Già, il 2023 sembra veramente segnare un altro spartiacque tra il vecchio CV tradizionale e la carriera non lineare. E questo perché nel primo decennio abbiamo assistito a tantissime trasformazioni sociali, demografiche ed economiche. È veramente difficile oggigiorno pensare di fare carriera sempre solo nella stessa azienda. Il nostro curriculum, la nostra storia formativa e professionale è sempre più frammentata. E una delle difficoltà che mi fanno presente durante la consulenza i miei clienti è quello di saper tenere uniti in questa frammentazione, in questo puzzle, okay, di esperienze formative e professionali, e la difficoltà di saper tenere unito tutti i pezzettini del puzzle, come se fossero collegati da qualcosa di logico, no? Nella nostra storia. Difficoltà che ha riscontrato anche Maura, la protagonista della storia di cui oggi voglio parlarti, che mi ha affidato il restyling del suo curriculum vitae per renderlo un po' più lineare. Vediamo insieme. Questo è il curriculum vitae che mi ha mandato Maura. Questo è quello di partenza e da qualche minuto ti faccio vedere il lavoro che abbiamo fatto per renderlo più coerente e coeso possibile. Maura attualmente lavora come operatrice olistica presso un poliambulatorio nel comune in cui risiede, ma ha una storia molto molto particolare, che racconterà lei stessa, perché stiamo organizzando un'intervista live sul mio canale YouTube, quindi sarà lei poi a raccontarci meglio il suo vissuto, perché è veramente particolare. Quando mi ha contattato durante la consulenza, mi ha detto: Silvia, io mi rivolgo a te perché faccio difficoltà a far capire alla persona che mi intervista il senso logico da dove sono partita al lavoro che svolgo attualmente. Infatti, Maura per oltre 10 anni ha lavorato come insegnante nelle scuole superiori, insegnante di religione cattolica, ed oggi si occupa appunto di operatrice olistica e di massaggiatrice come libero professionista. Una delle domande, una delle obiezioni, perché poi potremmo definire l'obiezione, che le vengono rivolte più frequentemente nel corso di un colloquio di selezione è come sei arrivata dal punto A al punto B, cioè come sei partita da insegnante e come è scattata invece poi la vocazione di operatrice olistica. Quindi è una carriera non lineare, nel senso che lei si è reinventata recentemente nel 2021, ma perché è scattato qualcosa nella sua testa. E il bello del nostro percorso è stato proprio quello di andare a ricostruire che cosa unisce, diciamo, queste due vite, come se Maura, io dico spesso, è come se lei avesse avuto due vite, no? Fosse rinata due volte. Ci soffermiamo in modo particolare, perché quello che ci interessa in questo momento è la descrizione delle sue esperienze professionali. Molto scarna. Effettivamente, anch'io, quando ho ricevuto il suo curriculum vitae, sono rimasta perplessa, perché anch'io non riuscivo a capire come da insegnante sia diventato operatrice olistica. Quindi ci siamo fatti una bella articolata chiacchierata su questa cosa, racchiusa nel nuovo curriculum vitae che tra poco ti mostro. Un'occhiata anche nel suo vecchio curriculum al modo in cui lei si presentava alle aziende, quindi profilo personale. Sono una libera professionista nel campo olistico come massaggiatrice, per anni sono stata insegnante presso diverse scuole del comune di Brescia e provincia. Non mi hai detto nulla in questo profilo personale, non mi hai detto chi sei, non mi hai detto che cosa ti piace, non mi hai detto i tuoi punti di forza, non mi hai spiegato perché c'è stato questo passaggio, e non me lo dici neanche poi nel corso del curriculum vitae. Quindi già la tua carriera non è lineare, nel senso che c'è stato questo reinventarti in un reparto, in un settore che è diverso dal tuo. In più non mi aiuti neanche a capire anche le abilità e le competenze. Non riesco
non riesco a collegarle al prima, al passato e al presente. Buona predisposizione all'ascolto, attenzione ai dettagli, buon senso, capacità di lavorare in team. Però sei una massaggiatrice, è uno studio tuo, quindi il team forse si riferiva alla tua esperienza come insegnante, non lo so. Persona motivata e solare. Insomma, ci sono tante informazioni su questo curriculum vitae che ad un primo occhio non aiutano. Poi sotto, come ultima cosa, invece sarebbe molto, sono molto interessante metterlo sopra, gli interessi e gli hobby. Allora, questo è il curriculum da quale siamo partiti, dove più che carriera non lineare, sembra quasi che sia un miscuglio di esperienze formative, di esperienze professionali senza una linea logica. Memorizza questo curriculum vitae perché tra qualche secondo ti faccio vedere il lavoro straordinario che abbiamo fatto e il nuovo storytelling di Maura. Questo è il nuovo curriculum vitae che ho redatto per Maura. Come gli dicevo anche nel mio video precedente, ho cambiato un attimo la modalità con cui faccio storytelling nel curriculum vitae dei miei candidati, nel senso che sono arrivata ad una maturazione professionale, questo non lo devo riconoscere, tale per cui per me il curriculum vitae deve essere un ritratto del candidato, cioè chi legge il tuo curriculum vitae deve avere come l'impressione di conoscerti. E se un curriculum è fatto bene, rispetto a questi canoni, sarà più facile anche per te affrontare il colloquio di lavoro, no? Perché molte informazioni il recruiter le ha già solite, quindi sarà semplicemente farti delle domande di approfondimento. Quindi una delle cose, su cui mi sto cimentando e che mi piace tantissimo e che noto ha dei riscontri abbastanza favorevoli da parte dei professionisti HR è quello di andare ad inserire su curriculum vitae una frase, un aforisma, qualcosa che rappresenti un po' il motto, lo slogan, la frase della vita del candidato. In questo caso il motto l'abbiamo trovato nella fantastica frase di Rupi Kaur: il modo in cui ti ami è il modo in cui insegni ad altri ad amarti. Questa celebre frase, scusatemi, maggiormente rispecchia la mia personalità, la mia essenza e quello che riconosco al mio lavoro. Approccio incentrato sulla persona, sul voler bene in primis a se stessi affinché l'ambiente circostante possa fare altrettanto. E questa cosa, per chi non lo sapesse, fa molto parte della sfera olistica e del benessere. Considerare le persone, le relazioni, gli eventi, l'ambiente come un unico sistema interconnesso e interdipendente in cui il benessere psicofisico è stata la chiave di lettura di tutte le scelte effettuate a livello professionale e personale. Quindi vi sto già spiegando che cosa unisce una carriera che potrebbe sembrare non lineare, ma poi sotto, comunque adesso ci arriviamo. Qua abbiamo rifatto un paragrafo expertise che mancava nel precedente curriculum vitae. E l'abbiamo tarato proprio sul presente e sul futuro professionale di Maura, quindi l'expertise è quello che tu oggi svolgi, la capacità ad esempio di accompagnare i clienti alla consapevolezza di stili di vita salutistici, le esperienze professionali descritte in modo un pochettino leggermente più analitico, neanche tanto, però intanto cominciamo a dare qualche informazione in più a chi dovrebbe selezionare dal curriculum vitae, quindi parliamo anche dei trattamenti e dei massaggi che si fare. Un'altra novità, un'altra cosa che ho introdotto sui nuovi curricula che sto facendo, diciamo da presso a poco novembre 2022 ad oggi, è quello di aggiungere per ogni esperienza professionale quello che ti piace, quello che ti è piaciuto maggiormente e le skills sviluppate. Quindi in questo caso mi piace prendermi cura del corpo e della mente dei miei clienti, seguirli nel cammino verso la consapevolezza di sé e il raggiungimento dell'equilibrio energetico. Skill sviluppate, l'ottima manualità, la capacità di ascolto, le abilità relazionali e comunicative. Abilità relazionali e comunicative che, come vedremo tra poco, scendendo in seconda pagina, in realtà sono state le basi di queste skills sono state
semini, no, da quale sono germogliate le piante, sono stati messi proprio mentre ne lavorava come insegnante. Ecco la linearità della tua carriera, ecco quel senso logico, quel senso di coerenza che non si riusciva a trovare nel primo curriculum vitae, okay? Cioè, sono le soft skill che fanno diventare lineare qualcosa che magari lineare non è come sembra. È il modo in cui tu descrivi le tue soft skill che ti rendono appetibile sul mercato del lavoro, fanno dire al recruiter, ok, anche se lei per tanto tempo ha fatto un'altra cosa, si porta dietro questo bagaglio inestimabile di competenze trasversali che possiamo comunque utilizzare anche nel nostro settore, però deve essere spiegato bene. E a proposito di abilità relazionali e comunicative, poi tutta la seconda pagina in realtà si incentra proprio su questa cosa. Anche sopra, quando abbiamo detto mi piace prendermi cura degli altri, verso la consapevolezza di sé, eccetera, esattamente la missione, cioè il modo in cui lei ha vissuto l'insegnamento nelle scuole. Qua abbiamo ripreso semplicemente due esempi, non serve tutto l'elenco delle scuole in cui tu hai lavorato, se poi non mi racconti nulla, no? Di che cosa ti ha lasciato qui. Gli oltre 10 anni a contatto con i ragazzi, quindi cerchiamo di dare una linearità anche da questo punto di vista. Facciamo semplicemente due esempi. Abbiamo fatto l'esempio di una scuola di meccanica in cui la componistica dei discenti era prettamente maschile, in cui la scuola ospitava ragazzi che avevano delle problematiche, delle famiglie abbastanza difficoltose, ok? Sappiamo che di solito l'ora di revisione è quella in cui diciamo che viene vissuta dai ragazzi un po' come una valvola di sfogo, no? Quindi lei ha sentito molto la sua missione, no? Nell'aiutare il prossimo, parlando con il dirigente scolastico, facendo incontri con le famiglie proprio per combattere la dispersione scolastica che era molto forte in quel periodo storico in quel determinato territorio. Per contro, visto che dobbiamo portarci dietro queste abilità relazionali, queste visioni olistiche della vita in cui prima devi voler bene a te stessa e poi bene agli altri, parliamo anche di un'altra esperienza che per Maura è stata molto formativa, come quella della scuola paritaria, dove lo scenario era completamente diverso, perché in questo caso abbiamo famiglie generalmente benestanti, quindi abbiamo un contesto opposto a quello che abbiamo descritto sopra, però entrambe, insieme a tutti gli anni di insegnamento, ci hanno portato che cosa? La capacità di leggere anche il non detto. E chi si occupa di benessere psicofisico, è importante per il tuo mestiere di massaggiatore, di massaggiatore professionista, capire molto anche di comunicazione sensoriale. Quindi questo è il nesso logico ed è quello che dà continuità e coerenza ad una carriera che, ad una prima lettura del precedente curriculum, questa linearità, questa coerenza, sinceramente anch'io facevo difficoltà a trovarla. Questa empatia, no? L'intelligenza emotiva, la sensibilità e la valorizzazione dell'altra persona che noi abbiamo imparato a scuola, no? Nell'insegnamento, perché lo facevamo nei confronti dei ragazzi, delle famiglie che avevano queste difficoltà, ce le portiamo ancora oggi nel nostro studio medico e sono importantissime. Come ultima cosa, tutor dopo scuola, quindi affiancamento, tutor per aiuto compiti ai ragazzi, coordinatore di un team, nel caso in cui il nostro curriculum dovesse essere letto da uno studio magari composto da molte persone e quindi dobbiamo anche dimostrare di saper lavorare in team. Però, mentre nel primo curriculum, capace di lavorare in team, era buttato lì sotto tipo lista della spesa, non era contestualizzato e non si capiva, non c'era coerenza. Qui almeno te lo sto spiegando in riferimento ad un'esperienza specifica. Quindi, come vedi, abbiamo utilizzato la storia di Maura, che è la storia di tanti candidati che magari in questo momento mi stanno ascoltando, per dare linearità a una carriera che non è lineare, ad un voler ricominciare buttandosi anima e corpo in un settore completamente diverso da quello a cui si è appartenuti per tantissimo tempo. La linearità della carriera la diamo noi all'interno del curriculum vitae, con la nostra capacità di saper valorizzare i nostri punti di forza e le nostre soft skill. Se hai bisogno di valorizzarti sul curriculum vitae, di mettere mano al tuo storytelling per valorizzare la tua carriera non lineare, scrivimi.
Il mio indirizzo mail è ilavorotemeriti@gmail.com. Lasciami qui sotto i tuoi commenti se questo video ti è stato utile o se vuoi farmi domande, se hai domande, se hai dubbi, rapportami, perché sarò ben lieta di darti un feedback e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!